Ciao ragazzi, benvenuti in questa nuova puntata della Computer Museo. Questa puntata è un pochettino speciale, perché? Perché andremo a vedere il funzionamento di un hard disk, ma non andando a spiegare nello specifico, ad esempio l'elettronica di controllo, l'attuatore o ad esempio le testine di lettura o scrittura, ma andremo a vedere cosa succede quando si avvia un hard disk sotto tensione, ma non normalmente, quindi andando a vedere che gira il disco e tutto, ma andandolo a vedere sotto un'altra luce. Esattamente attraverso questa telecamera, che è una telecamera speciale perché non è una telecamera normale, è una telecamera in slow motion. L'abbiamo già vista molto in passato con la Casio, però quest'oggi mi sono fatto prestare da uno studio televisivo una telecamera della JVC che riesce a raggiungere fino ai 1000 fps al secondo. Sì, avete capito bene, 1000 fps al secondo, che ci permettono di vedere cosa succede nel dettaglio a questo hard disk quando viene alimentato. Quindi, cosa bisogna dire? Partiamo subito dopo la sigla. Partiamo con una soglia di 120 fps, è una piccolissima soglia, non è nulla di che, però andiamo a vedere un secondo il comportamento che ha il nostro hard disk. Partiamo. Passiamo al doppio del rallenti, 240 fps, non è ancora molto, però andiamo con calma. Mentre andiamo con calma, vediamo anche più dettagli, quindi partiamo. Ora siamo arrivati a una soglia di 480 fps. Vedrete l'immagine un pochettino più disturbata. Perché? Perché la telecamera memorizza su una SD card e essendo che sono molti frame per secondo, cioè praticamente sono molte immagini al secondo, richiedono molta memoria. Ma oltre per quello, le immagini per essere così stabili dovranno essere molto più piccole, quindi risulteranno un po' disturbate, ma non vi preoccupate perché comunque si vede benissimo l'effetto finale. Quindi partiamo! Siamo arrivati all'ultima caratteristica, 1000 fps. È una soglia veramente assurda, sono 1000 fotogrammi, 1000 foto al secondo. Una telecamera normale non reggerebbe questa soglia, infatti la nostra telecamera per reggere deve ridurre
ulteriormente le immagini, quindi risulteranno molto piccole. Anche voi nel video vedrete praticamente un piccolissimo rettangolino, però purtroppo non ci si può fare nulla, appunto perché questa telecamera è una telecamera economica da 600 euro e non è quelle tipo Phantom o roba del genere che raggiungono addirittura i costi elevati di 10.000, 20.000, 30.000 euro. Però vabbè, andiamo a vedere cosa succede a 1000 fps al secondo. Via! Bene, abbiamo visto praticamente cosa succede ad un hard disk alimentato dall'inizio e poi disalimentato fino alla fine. Io vi ringrazio per aver visualizzato questo video, spero che vi sia piaciuto anche questa puntata un pochettino speciale, abbiamo cambiato un po' nel programma, tanto per fare qualcosa di nuovo. Grazie ancora per aver visualizzato questo video e ci vediamo alla prossima puntata. Ciao ragazzi!